quanti ne possiamo mangiare? Quanti, come ci dai un consiglio per far sì che dopo una grande occupazione dobbiamo regolarci per poi non rivederci con te magari in altri ambienti e non questa meravigliosa sala comune? Non volevo toccare questo tasto perché facciamo pure il tema. E poi perché altrimenti faccio sempre la parte di quello là cattivo che deve dire le cose come stanno. Però questa sera sono buono perché quando si tratta di festeggiare, ecco, il dolce, qua parliamo di dolce della domenica, in cui si sta insieme un po' di più rispetto agli altri giorni della settimana, c'è una festa importante. Io credo che nella giusta misura i dolci non facciano male alla salute. È chiaro che esagerare, mangiare male, diciamo, durante la settimana, cose al limite, cose, diciamo, dei dolci non fatti in casa, ma dolci industriali, lì sicuramente c'è una problematica maggiore. Ma questi dolci della domenica fatti in casa con tanto amore, tanto affetto, che ci tengono, io come medico dico li potete mangiare. Già questo è un ottimo consiglio, quello di fare un equilibrio per quelli che hanno qualche problemino, però un giusto equilibrio, credo che ognuno riesce, però io dico che possiamo mangiare questo assolutamente. Grazie. Volevo dare la parola a questo punto all'assessore Cilente per sapere, donna Elena, voi i dolci li sapete fare? Elena, Carmela. Carmela, scusa. Allora, io non volevo arrivare a confessare. Non volevi confessare? No. Però siamo a me in un piace momento molto cucinare, mi piace molto cucinare, però ci devo dire non sono molto brava. Quindi questo libro lo terrò veramente caro, anche perché l'ho letto e ho trovato tantissimi spunti, tantissime possibilità di proprio di andare indietro nei ricordi. Le zeppole come le faceva mia nonna, proprio era un rito di svegliarsi presto la mattina, seguire proprio un rituale che doveva essere sempre quello, molto rigoroso. Questo legame familiare così forte che quasi ritorna ad ogni dolce, veramente delle sensazioni bellissime leggendolo. E niente, poi vorrei aggiungere, ripeto, non sono brava a fare dolci, però il dolce penso che sia, sicuramente anche cucinare, nel momento in cui io voglio dimostrare il mio amore, il mio legame, il mio dedicarmi, prendermi cura della mia famiglia, dei miei figli, io cucino, preparo qualcosa di speciale e anche un dolce che poi non viene mai bene. Do la colpa al forno, do la colpa, mi sono dimenticata una cosa, però è un modo per dimostrare la cura e l'amore che abbiamo negli altri. E sicuramente in questo Maria Grazia è veramente maestra. Per questo ti ringraziamo, ti facciamo i migliori auguri per questa tua, per questo tuo lavoro che so ti ha impegnato tanto, è stato abbastanza faticoso, la strada è stata abbastanza diciamo, difficile, ecco, fino però a questo bellissimo risultato che da questo momento in avanti sicuramente sarà per te un successo. Te lo auguro con tutto il cuore.